Ecco, incominciamo il nostro incontro con il professor Zamagni. Il tema che abbiamo proposto, ormai lo sapete, è la pace, e il titolo della conferenza di questa sera, una proposta per una pace non solo giusta, ma anche equa e quindi duratura. Il tema di fondo quindi è la pace, che pervade tutti gli incontri, direttamente o indirettamente, di questa rassegna dei lunedì di Viserba. Ci sono due verbi che caratterizzano la serata di questa sera: costruire e lavorare. Costruire, ce lo dice il Vangelo di Matteo, beati i costruttori di pace. Lavorare è quello che ci ha richiamato Paolo VI quando nel 72 ci dice, 1972, ci diceva che per avere la pace è necessario lavorare per la giustizia. Lavorare e costruire, quindi due verbi impegnativi. Ma in quale contesto dobbiamo declinare, coniugare questi verbi? Abbiamo una guerra in Europa, abbiamo una guerra in Medio Oriente e tutte le altre guerre sparse per il mondo che ben sappiamo. Tutto questo ha contribuito a creare del caos, a creare una situazione caotica nel mondo e quindi una situazione che sembra sempre più incontrollabile. Quindi siamo nel mezzo di un disordine mondiale ed è per questo che abbiamo bisogno di una bussola, abbiamo bisogno di capire come e dove orientarci. E dobbiamo anche abbandonare l'illusione che la pace sia una faccenda di pacifisti e magari con i relativi accorati appelli. No, costruire e lavorare per la pace non è una questione di pacifisti. È una questione impegnativa che riguarda tutti noi non solo personalmente ma anche come società. Quindi se questo è il contesto, com'è possibile lavorare per costruire un nuovo ordine mondiale che porti stabilità, che porti benessere, fondato sui principi che dicevo prima, che sono indicati nel titolo di questo nostro incontro: pace giusta, una pace equa e quindi una pace anche duratura. Quindi, professor Zamagni, che cosa è necessario che si faccia per avere una pace giusta, equa e duratura? A te la parola, con un applauso. Grazie molto e buonasera a tutti. Sono lieto, ormai è diventata una tradizione, accogliere l'invito di Donaldo Fonti e di l'avvocato Primo Fonti di partecipare ai lunedì di Viserba durante la stagione estiva. Il tema che mi è stato assegnato è di straordinaria e purtroppo triste e tragica attualità. E dopo la presentazione che abbiamo orora ascoltato dall'avvocato Fonti, entro subito nel merito, dicendo che per troppo tempo, non solo noi italiani, ma diciamo europei e occidentali, ci siamo cullati nell'illusione che bastassero le istanze pacifiste per risolvere il problema. Non è così. Dobbiamo prendere, che non vuol dire che il pacifismo di testimonianza non abbia un valore, sicuramente ce l'ha dal punto di vista pedagogico educativo, nel senso di risvegliare le coscienze di tutti, ma se l'obiettivo è la pace vera, è chiaro che il pacifismo non è sufficiente e io cercherò adesso di argomentare questa tesi. Nella seconda parte della mia esposizione focalizzerò l'attenzione sulle due vicende di questo momento storico, e cioè l'Ucraina e la Palestina. Negli anni Ottanta del secolo scorso, il politologo e sociologo Galtung, nome molto famoso,
Johann Galtung, introdusse una distinzione che da allora era rimasta famosa, la distinzione tra pace negativa e pace positiva, parole sue. La pace negativa significa assenza di guerra, cioè il cessato il fuoco. La pace invece positiva è la pace che si ottiene aggredendo le cause generatrici del conflitto stesso. Ebbene, già da qui capite il limite del pacifismo istituzionale o di testimonianza, che si limita alla pace in senso negativo, e cioè dichiarare il cessato il fuoco. È ovvio che questo sarebbe già un obiettivo, ma la cessazione del fuoco, se non si accompagna ad una modifica radicale delle cause generatrici, di lì a poco tende inevitabilmente a creare un'analoga situazione. Questa è la ragione per la quale Giovanni Paolo II, che se ne intendeva di queste cose, in un messaggio del 1 febbraio 2002, pochi anni dopo se ne andrà, e me lo sono segnato, dice queste testuali parole: forze negative guidate da interessi perversi fanno del mondo un teatro di guerra. Cioè, un papa non ha detto dobbiamo volerci bene tutti, solita retorica eccetera, anche perché, come è stato ricordato, il Vangelo di Matteo non dice beati gli invocatori della pace, dice beati costruttori di pace. E invocare la pace sono capaci tutti, è vero o non è vero? E molto più impegnativo è costruire la pace. E cosa voleva significare Giovanni Paolo II? Forze negative, ripeto, guidate da interessi perversi. Interessi perversi. Il che vuol dire che le cause oggi profonde della guerra sono legate al modo con cui funzionano gli assetti istituzionali in ambito sia politico sia economico. E allora è su quelle che dobbiamo volgere l'attenzione. Non possiamo continuare a piangerci addosso, a vedere gli effetti ovviamente tragici che i media ci propinano ormai tutti i giorni. È chiaro, questo tocca il lato nostro sentimentale. Ma la razionalità cosa ci sta a fare nella persona umana? Non possiamo pensare ad andare avanti a colpi di emozioni e di sentimenti, che non vuol dire, ripeto, che non abbiano un ruolo, ma lo hanno, come dire, soltanto se è sostenuto dall'altro. E allora questo vuol dire che se noi veramente vogliamo la pace dobbiamo aggredire le cause. E le cause, come ho detto, sono di duplice natura, politiche ed economiche. Qual è la causa politica principale, generatrice dei conflitti bellici? La permanenza del cosiddetto unilateralismo. Unilateralismo, chi segue il dibattito in ambito di politica internazionale sa cosa vuol dire. Cioè, l'unilateralismo è nato nel secondo dopoguerra, inizia la guerra fredda tra Occidente, ma segnatamente Stati Uniti e Unione Sovietica, e quindi è chiaro che gli Stati Uniti diventano i guardiani del mondo, che assicurano appunto le condizioni di progresso, soprattutto socio-economico, eccetera, del mondo che non si riconosceva nelle ragioni dell'Unione Sovietica. Ed è interessante a questo proposito che io citi, e me lo sono segnato, un breve brano di un saggio pubblicato su una importante rivista americana, il Council on Foreign Relations, il Consiglio sulle Relazioni Internazionali, di due soggetti, ambasciatori americani, ma di alto rango. Uno si chiama Blackwell e l'altro si chiama Tellis. Sentite cosa scrivono nel 2015. Cito: fin dalla loro nascita, gli Stati Uniti hanno sempre perseguito una strategia volta ad acquisire e conservare un potere egemonico sui loro rivali. E vanno avanti, eccetera. Ora, perché questo sia accaduto, conosciamo le ragioni. E gli americani, noi dobbiamo difendere
il modello di civilizzazione occidentale dall'attacco che proveniva potenziale dall'Unione Sovietica, e allora l'Unione Sovietica era potente, come sapete, e sul fronte militare era più potente degli Stati Uniti, non dimentichiamolo mai. Chi fu la potenza che mandò per primo sulla Luna? Fu l'America, non gli Stati Uniti. E per loro fu uno schiaffo morale essere battuti da loro, eccetera. Chiusa la parentesi. Ecco allora il punto. Oggi il punto è che dobbiamo prendere atto che dobbiamo passare dall'unilateralismo, cioè una situazione in cui c'è una potenza egemone su tutto l'ordine internazionale, al multilateralismo. E perché questo? Perché a partire dal secondo dopoguerra è mutato il contesto. Non so se avete mai sentito parlare del Global South, che vuol dire il sud globale. Il sud globale al momento raggruppa 13 paesi: Cina, India, Sudafrica, Brasile e via discorrendo. Ora, soprattutto localizzati in Asia. Questi paesi del Global South non sono più paesi in via di sviluppo, come si diceva fino a 10, 15, 20 anni fa. Capite? Per cui sono diventate delle vere e proprie potenze. Pensate alla Cina e l'India. Questo blocco di 12 paesi hanno un PIL, prodotto interno lordo, un reddito nazionale, superiore a tutti i paesi dell'Occidente, che vuol dire Europa e Stati Uniti con un po' di America Latina e così via. E quindi è chiaro che questi paesi dicono: noi non vogliamo più continuare a essere comandati da voi, vogliamo anche noi dire la nostra. Questa è l'idea del multilateralismo, cioè dire: ci dobbiamo sedere attorno a un tavolo per fissare assieme, congiuntamente, le regole del gioco. Perché voi sapete che gli organismi internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti questi organismi internazionali sono nati nel dopoguerra, 1944. E capite come erano le condizioni? Ed erano i regolamenti di questi enti tutti basati sulla matrice culturale occidentale. E allora era facile spiegare, perché gli altri paesi, l'Africa era ancora una mano ai paesi coloniali, l'Asia era ancora al di là da venire, e quindi bisognava colmare i buchi, e poteva essere che fatto da questi. Qual è stato quindi l'errore nostro, di noi occidentali? Di non capire che in quel lasso di tempo, dagli anni 40 ad oggi, quei paesi sono evoluti. E soprattutto, questa è una sorta di paradosso. Perché? Perché si sono sviluppati grazie all'aiuto che il mondo occidentale, soprattutto gli Stati Uniti, hanno dato. Perché gli Stati Uniti hanno pensato: noi aiutiamo la Cina a evolvere, aiutiamo a superare il blocco sovietico. Vi ricordate Gorbaciov quando dichiarò la fine dell'Unione Sovietica, e quindi aiutiamo la Russia, loro ci saranno grati e dopo di che potremo continuare il nostro gioco. Cos'è accaduto invece? Che la Cina per i primi 20-22 anni, dopo che il Deng Xiaoping aveva abbandonato il modello maoista, è stata buona, ha ricevuto montagne non solo di soldi ma anche di know-how, ma soprattutto chi opera nel mondo universitario sa quanti dei cinesi sono venuti per oltre 20 anni a studiare nelle nostre università e impossessarsi della conoscenza in ambito ingegneristico, fisico, chimico, economico, finanziario, eccetera, perché quelli non sapevano niente. E una volta raggiunto questo, e questo è avvenuto all'inizio di questo secolo, cioè negli ultimi 20 anni, questi hanno cominciato a dire: adesso ci arrangiamo da soli, e sono diventati i competitor, quello che tutti pensano, il mercato delle macchine elettriche ad esempio. Tutti sanno che fra un po' di anni sarà dominato dalla Cina e così via. Ecco allora qual è la causa. Una di natura, in questo caso, politica, che bisogna riscrivere le regole delle istituzioni internazionali. Dopo dirò in particolare i regolamenti delle Nazioni Unite, che sono un disastro. Persone di media intelligenza lo capiscono, perché sono pensate in funzione dell'Occidente, quando l'Occidente era
evidentemente il blocco dominante, ma oggi non lo è più e lo sarà sempre di meno per le ragioni che ormai si cominciano a sapere. Poi ci sono ragioni squisitamente economiche, quelle che ho detto riguardano l'assetto politico-istituzionale. Quelle economiche hanno a che vedere con il fatto che nel mondo la concentrazione di ricchezza che si è venuta a determinare oggi mina la stabilità dei nostri sistemi. Chi se ne intende e segue le questioni economiche, soprattutto in ambito finanziario, sa quello che sta succedendo. Cioè, le crisi finanziarie, l'ultima grande è stata quella del 2007-2008, ma anche recentemente vedete le instabilità delle borse, eccetera. Questo perché? Ma perché evidentemente si è passati dal modello di capitalismo industriale che è caratterizzato tutto quasi tutto l'Ottocento e la prima metà del Novecento, capitalismo finanziario. E chi se ne intende di finanza sa che la finanza è maledetta, perché ti manda alle stelle, ma improvvisamente ti può abbattere e distruggere valore e distruggere ricchezza come niente. La concentrazione delle ricchezze poi ha determinato instabilità a livello sociale, perché la ineguaglianza nella distribuzione dei redditi anche nei nostri paesi occidentali ha raggiunto livelli che non erano inimmaginabili fino a tempo recente, tanto che oggi la categoria dei ricchi non esiste più. Oggi bisogna parlare della categoria dei super ricchi, che sono quelli che hanno un patrimonio che superi i 5 miliardi di dollari. Se tu hai più di 5 miliardi di euro sei considerato super ricco. E voi direte, ma allora questi super ricchi, come dire, mangiano le ostriche della magari lo facessero, perché non sarebbe lì. Il fatto che se tu sei super ricco vuoi modificare le regole di funzionamento della democrazia. E oggi lo sanno tutti, ci è voluto ancora una volta la penna di un Papa molto strano come è il Papa Francesco attuale, che nella Fratelli Tutti l'ha scritto pari pari. Dice: oggi la politica è succube dei potentati economici e soprattutto dei potentati finanziari. I capi di Stato, di governo, credono loro di scegliere, ma loro sono, come dire, come dei pupazzi che scelgono quello che qualcuno dietro le loro spalle dice loro di fare. Ad avere tempo potrei citarvi migliaia di esempi che confermano questo. E allora voi capite che questa è una situazione di instabilità che tende, in presenza di altre cause o di altre concause, a determinare conflitti di questa natura. Ecco allora perché penso che, ma ovviamente non sono solo a pensarlo, e sia giunto il momento di, se vogliamo veramente essere seri quando parliamo di pace, il momento di aggredire le cause, quelle che ho chiamato di matrice politico-istituzionale e quelle propriamente economiche. Allora, detto questo, come quello che ho detto si applica al caso di specie, Ucraina e Gaza, cioè la Palestina. I fatti non sto a ripeterli perché li conosciamo, sappiamo quando è nato, il 24 febbraio 2022, quindi 2 anni e mezzo, la guerra in Ucraina, il 7 ottobre dell'anno scorso invece in Palestina, eccetera. Consideriamo quello dell'Ucraina. Allora, il punto è che il caso della guerra in Ucraina costituisce una sorta di conferma, ovviamente con le debite proporzioni, di quella che è nota in letteratura come la trappola di Tucidide. Tucidide era un greco storico molto bravo, che aveva scritto un libro noto a tutti, Le guerre del Peloponneso, facendo riferimento alle guerre tra Sparta e Atene. E qual è la trappola, il contenuto della trappola di Tucidide? Che già allora, bisogna andare indietro di tanti tanti secoli, scrive Tucidide: quando una potenza che ha esercitato l'egemonia inizia la fase del suo declino, muove guerra nei confronti di una potenza rivale che è in ascesa. Cioè, in altre parole, questa è nota in letteratura come transizione di potere.
Perché quando si passa da detentori di un potere ad altri, questo non avviene mai, dice Tucidide, in maniera pacifica, per accordo, per negoziato, ma avviene con guerra. E nella storia questi casi sono stati non sempre rispettati, perché ci sono dei controesempi, però il caso dell'Ucraina è tipico. Perché? Perché cos'è il conflitto in Ucraina? In effetti è il conflitto tra Stati Uniti e Occidente, o NATO, diciamo NATO, e Cina-Russia. E queste due potenze, non potendosi fare guerra direttamente, la fanno per interposta persona, e cioè hanno scelto il territorio dell'Ucraina come campo di battaglia, perché questo tutti sanno, che l'Ucraina non avrebbe potuto durare fino a questo momento se non avesse ricevuto aiuti, armamenti, e la stessa cosa la Russia, la quale ufficialmente si dice la Cina non fornisce, ma è ovvio che nessuno crede a questo, e anche perché le forme di aiuto prendono anche forme diverse da quelle usuali. Quindi quella, come è stata detta, la guerra in Ucraina è una guerra per procura, cioè noi pensiamo che sia l'Ucraina e la Russia, ma non è, perché dietro l'Ucraina e la Russia ci sono da una parte la NATO, e NATO vuol dire in primo luogo Stati Uniti, e dall'altra parte appunto la Cina. E questo evidentemente conferma la trappola di Tucidide, nel senso che ho appena chiarito. Ecco allora che di fronte a questa situazione la domanda che ci si pone è: che fare? È ovvio che immediatamente bisogna chiedere il cessato il fuoco, ma questo è evidente. Però tu non puoi chiedere il cessato il fuoco e non dire su quali basi impostare il negoziato per evitare che nel un lasso di tempo relativamente breve, o anche meno breve, il conflitto ritorni ad emergere. Questa è la ragione per cui, quando alcuni mesi fa, lo ricorderete, Papa Francesco fece la proposta di avviare il negoziato, apriti cielo, tutti gli andarono contro. L'Ucraina, Zelensky, gliene disse di tutti i colori, l'America pure, come dire, tu Papa fatti gli affari tuoi, non ficcare il naso su queste cose. Perché? Perché il Papa aveva fatto una proposta di negoziato, i mass media hanno detto soltanto due o tre cose, ma l'articolazione del negoziato è basata su cinque punti specifici che adesso vi illustro brevemente. Solo che nel momento in cui lo disse è chiaro che finiva per dare fastidio agli uni e agli altri, perché la Russia deve poter vincere, per la ragione che ho appena ricordato, ma anche l'Ucraina deve poter vincere, perché diversamente, capite subito le implicazioni dal punto di vista della sicurezza militare. Allora, quali sono punti che io ritengo ragionevoli, sulla base dei quali poter avviare un negoziato vero e proprio, tendente ad aggredire le cause profonde della guerra? Il primo è quello di chiudere le basi militari che i vari paesi hanno all'estero. E questo vale per tutti, non vale solo per l'Occidente, ma vale anche per la Russia e vale anche un po' meno la Cina, però pensate alla Corea del Nord e così via. Cioè i negoziatori si impegnano a chiudere le basi militari all'estero, perché fin tanto che un paese ha le proprie basi militari in un altro paese, capite subito quali sono le implicazioni dal punto di vista pratico, perché bisogna garantire la integrità territoriale dei vari paesi. Questo è il primo punto. Un secondo punto è quello di mettere fine alle operazioni di cambio regime, che vuol dire bisogna che cessi la interferenza negli affari interni degli altri paesi. Nel caso della guerra in Ucraina, voi sapete come sono andate le cose. La guerra non è iniziata nel 2022, è iniziata nel 2014, cioè 10 anni fa. E questo è documentato, è ufficiale, non è che è un'idea. E perché? Perché nel 2014 a reggere il governo e quindi l'istituzione ucraina era Yanukovych, si chiamava così.
e Yanukovych viene deposto. Siccome era filo russo, gli americani lo depongono con un colpo di Stato. Ovviamente allora nessuno badò più di tanto perché, come dire, non successe immediatamente niente. Però c'era un governo che era stato eletto in Ucraina che viene deposto. Ed è chiaro che tutto questo inizia il processo che ha condotto poi alla guerra. Non solo, ma nel marzo 2022, un mese e mezzo, no, un mese dopo l'inizio dell'invasione da parte della Russia del Donbass, Ucraina e Russia erano riuscite ad arrivare ad un accordo di pace, di cessate il fuoco, e quello è stato impedito. La NATO non l'ha consentito. Questi sono fatti, non sono ipotesi, che però bisogna sapere. Perché se non si sanno i fatti, allora ognuno si costruisce la verità secondo le proprie preferenze. E questo perché? Perché la guerra doveva continuare. Perché l'obiettivo era quello di rendere sempre meno, meno potente, quindi più debole, la Russia. Perché 2 anni e mezzo di guerra la Russia sta pagando dei prezzi elevatissimi. Non so se voi seguite, perché sta avendo un debito pubblico la Russia che voi non vi immaginate, perché la produzione cala, perché la Russia ha 500.000 di suoi militari in Ucraina. E chi sono questi 500.000? Quasi tutti giovani, e non vanno in guerra i vecchi, né vanno i bambini. Quindi minore forza lavoro nelle fabbriche, gli armamenti costano, come potete immaginare, quel che costano, e quindi è chiaro che la Russia si sta indebitando da matti. È vero che ha avuto l'assicurazione dalla Cina, quello che dicevo prima, però voi capite che in questo modo la Russia rischia di andare sotto l'egemonia cinese, cosa che ai russi non piace, perché i russi dopo tutto si considerano europei come cultura, pensate alla religione, loro sono in prevalenza ortodossi, l'ortodossia è parte del cristianesimo, cosa che invece non si può dire della Cina, e così via. Ecco, allora capite che occorre fare in modo che ci sia un accordo da parte di tutti di non interferenza e soprattutto di non provocare i cambi di regime. Vi ricordate l'Iraq, quando gli Stati Uniti invasero l'Iraq per deporre quello là? Poi si è scoperto che non era vero quello che aveva rappresentato la ragione per la quale gli Stati Uniti potevano invadere l'Iraq, e così via. Però intanto il colpo è avvenuto, e così via. Quindi queste forme destabilizzano enormemente e pongono le premesse per l'apertura dei conflitti. Terzo punto è l'adesione all'articolo 6 del trattato di non proliferazione nucleare. Perché il trattato venne siglato diversi anni fa, come sapete, però mai ratificato dai paesi. Ditemi voi se questa è una cosa seria. Viene firmato, dice, perché se tutti i paesi di comune accordo riducono gli armamenti nucleari, il cosiddetto balance of power, cioè il bilanciamento delle forze, rimane inalterato. Perché è evidente che se un paese riduce di più e l'altro no, chi non riduce le armi nucleari ha un vantaggio. Ma se le riducono tutte sotto la sorveglianza di organismi internazionali che possono garantire la veridicità degli atti, si torna a una situazione analoga. Ora, per chi ha studiato o che studia economia, questo rappresenta il caso più evidente di irrazionalità economica. Perché se io, per proteggere la mia sicurezza, investo denaro, risorse umane, oltre che monetarie, nella produzione di armi nucleari, e il mio rivale potenziale fa altrettanto, che cosa ottengo? Niente. Ottengo che ho sciupato risorse. Come si dice, il gioco è a somma negativa, tutti ci rimettono, perché tutti hanno investito risorse e non hanno avuto vantaggio, perché il vantaggio è solo se c'è un dislivello nel numero delle testate nucleari dei vari paesi, e così via. Quindi il terzo punto è quello di sottoscrivere l'impegno a ratificare nei vari paesi, e questo vale per tutti, perché la Russia ha più testate nucleari dell'America, lo sapete,
più testate nucleari. La Corea del Nord ha tante testate nucleari che in parte ha prodotto lei, in parte ha ricevuto come dono, diciamo così, dalla Russia stessa e così via. Il quarto punto invece è afferma che nessun paese può rafforzare la propria sicurezza interna a danno, a spese della sicurezza interna degli altri paesi. Cioè dire, io non posso dire, anche su questo la letteratura è molto abbondante, come la letteratura scientifica in campo economico e strategico, cioè io non posso dire devo rafforzare la mia sicurezza nei confronti di eventuali attacchi a spese di un potenziale rivale, perché il potenziale rivale dirà se tu vuoi rafforzare la tua sicurezza allora io rafforzo la mia. Capite? È il solito gioco che porta poi al conflitto. Infine, il quinto punto, che è quello per certi aspetti che a me convince di più, non che gli altri non siano convincenti, è un impegno di dare vita ad un fondo globale per finanziare la produzione dei Global Commons, si chiamano così. Cosa sono i Global Commons? Commons in inglese vuol dire beni comuni. Global vuol dire globali. Allora, voi sapete che una distinzione, molto ormai alla portata di tutti, in ambito economico, è quella che distingue i beni privati, e tutti sanno cosa sono i beni privati, i beni pubblici, e tutti sanno cosa sono i beni pubblici, quelli o prodotti o gestiti da un ente pubblico, che può essere uno Stato, una regione, un'altra entità e così via. Però ci siamo finora sempre dimenticati della terza categoria di beni, che sono i beni comuni. Ora, i beni comuni non sono né pubblici né privati. E voi direte, qual è l'esempio tipico di bene comune? Lo stiamo subendo in questi tempi. E cioè l'ambiente. L'ambiente, il degrado ambientale. Perché si sta verificando? Perché l'ambiente non è né un bene privato, noi non possiamo dire l'aria qui è nostra e ne facciamo l'uso, ma neanche un bene pubblico, perché non appartiene allo Stato o alla regione o al comune, è un bene comune che in quanto comune appartiene a tutta la comunità umana. Poi ci sono i beni comuni locali alla comunità locale, quelli globali alla comunità appunto mondiale eccetera. E quello dell'ambiente è un esempio. Un altro esempio importante di bene comune globale è la conoscenza. La conoscenza in ambito scientifico. Avete visto quello che è successo col Covid alcuni anni fa? Non possiamo far dipendere le condizioni di vita delle persone dal fatto che ci siano alcuni paesi che hanno laboratori avanzati che si trovano il vaccino e però non lo mettono a disposizione degli altri. Con l'argomento che siccome l'abbiamo prodotto noi, perché questo è un modo per privatizzare un bene comune, perché la salute è un bene comune, non è un bene privato, è neanche un bene pubblico, chiaro? La salute. La sanità può essere, ma non confondete sanità con salute, sono due cose diverse. La sanità può essere pubblica o privata, come ben sappiamo. Ci sono ospedali privati, ospedali pubblici, ma la salute è un bene comune, chiaro? Allora, se la salute è un bene comune, è ovvio che sui prodotti che servono a mantenere in vita l'esistenza umana non ci può essere il diritto di brevetto, perché questa è l'ingiustizia più grossa e più immorale che si possa fare. Lo so che ci sono anche alcuni economisti che hanno vinto il premio Nobel, ma perché sono dei delinquenti, e lo sanno, perché li conosco, abbiamo rapporti, lo sanno, che sono però siccome sono ampiamente pagati, devono dire il falso facendo credere alla gente che se io dedico risorse per un vaccino e lo scopro, io il vaccino lo vendo a chi mi paga. Durante il Covid, voi capite, per fortuna che l'Africa ha il caldo, e il virus del Covid, come sapete, non circola col caldo, altrimenti sarebbero morti tutti, perché i paesi africani non avevano i soldi per comprare il vaccino. E allora voi immaginate, la conoscenza scientifica non è appropriabile da qualcuno. Tu, se hai prodotto il vaccino,
devi essere rimborsato, devi avere un riconoscimento, ma non, sapete cos'è il brevetto? Che per 20 anni nessuno può, perché poi una volta che il brevetto circola può essere copiato da altri, perché ci si impossessa della molecola che ha i nomi che ha e così via. E questo però è impedito. Questo è un altro esempio di come effettivamente alimentano situazioni conflittuali, perché gli africani diranno: ma come? Noi non abbiamo soldi per pagare quelli e ci volete togliere la vita? Provate a rispondere a queste domande. Voi occidentali ci avete sfruttato per secoli, perché il colonialismo è un'invenzione dell'Occidente, non dimenticatelo. Chi ha inventato il colonialismo? L'Occidente. Poi America, Inghilterra, Francia, noi italiani poco, perché sapete, eccetera. Dico, ci avete portato via tutte le risorse, non ci avete aiutato a svilupparci. E voi create, trovate l'antidoto contro il virus e non ce lo date perché ce lo fate pagare. Cioè, questo da un punto di vista etico è imperdonabile. Ora, uno non è obbligato a essere cristiano, può anche dire io ho altri, benissimo, però da un punto di vista giuridico, questo è bello. Mi piace sempre ricordare che se noi italiani fossimo meno fessi di quanto siamo e valorizzassimo di più le nostre radici culturali e soprattutto filosofiche e soprattutto giuridiche, anziché andare a rimorchio degli altri paesi occidentali che sono tutti inferiori a noi, tutti. Dovremmo ricordare che già il codice giustinianeo, ai tempi dell'impero romano, queste cose le diceva. Se voi andate a prendere il codice di Giustiniano, lì c'è scritto: ci sono beni privati, beni pubblici e beni comuni. E nella categoria dei beni comuni, e semplificavano, dato il contesto, e dicevano che deve essere l'intera comunità che si organizza per stabilire i modi di produzione e di fruizione dei beni comuni. Perché il modo di produzione e di fruizione non lo può decidere l'autorità statuale o internazionale, perché allora sarebbero beni pubblici. E lì ha un bel po' da fare, però non deve ficcare il naso. Non so se voi avete mai sentito parlare del principio di sussidiarietà. Questo è il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà, il primo a formularlo, era stato Benedetto da Norcia, V secolo d.C. Non lo chiamava la parola sussidiarietà, non c'era, ma se voi leggete la Regula Benedicti, che vuol dire la regola di San Benedetto, lì è chiarito questo, che di fronte a beni che non possono essere né privati né pubblici, è l'intera comunità che si mette attorno a un tavolo, in senso metaforico, e decide i modi di produzione, le priorità, i modi di finanziamento e così via. Ecco allora questo quinto punto della proposta. Bisogna che capiamo che oggi, nello stadio di avanzamento e di sviluppo delle nostre società, esige in termini relativi, non assoluti, molto più i beni comuni dei beni privati. Perché di beni privati ne abbiamo troppi, non lo vedete? Che non si può parcheggiare neanche una bicicletta, che non c'è più uno spazio. Sto banalizzando, ma voi capite. Di beni, pensate agli sprechi, dal cibo al vestiario, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che di beni privati ne produciamo troppi. I beni pubblici ne produciamo abbastanza, più che sufficienti. Magari si potrebbe far meglio. Dove siamo carenti è nella produzione dei beni comuni, perché nessuno pensa a governare i beni comuni. E l'unico lavoro, diciamo, scientifico sui beni comuni è attribuito a una donna americana che si chiamava Elinor Ostrom, che ottenne poi il premio Nobel dell'economia. Ma perché? Perché non era un economista e poi perché era una donna. Nel 1990 lei pubblica questo libro che l'ha resa famosa in tutto il mondo, e in Italia però nessuno parla mai della Ostrom. Il libro è stato tradotto in italiano tanto tempo fa e il titolo del libro è Il governo dei beni comuni. In inglese è Governing the Commons,
che in traduzione vuol dire il governo deve... E lei già allora aveva, lei era una politologa, era perché poi era già avanti negli anni, è passata, è mancata. E già allora lei dice dobbiamo trovare forme di negoziazione e di organizzazione del consenso che evitino sia l'appropriazione tipica dei beni privati, perché se dico che questo è un bene privato, decido io quello che voglio fare. Lo posso bere o buttare via. È bene privato, faccio quello che voglio. Ma nel confronto dei beni comuni nessuno può dire io faccio quello che voglio. Perché? Perché il bene comune appartiene alla comunità. Allora, io ho citato l'ambiente, ho citato la conoscenza, ma c'erano, pensate voi, anche all'altra categoria che è appunto la cultura e via discorrendo. Ecco allora questo piano che è basato su questi 5 punti è stato presentato, però finora è stato respinto. Quindi non si dica che non ci sono delle proposte, perché le uniche cose che i giornali, i mass media ci dicono è che tutti chiedono il cessate il fuoco, che è vero, ma questa è nell'accezione di Galtung, di cui ho parlato all'inizio, è la pace negativa, che sì, serve a far cessare il fuoco e per mettere le coscienze a posto per qualche mese o qualche anno, ma poi il conflitto ritorna, inevitabilmente. Ecco quindi perché occorre queste cose, avere il coraggio di dirle e di dirle in pubblico. Perché c'è troppa ipocrisia, anche in ambito, devo dire, in ambito cristiano, No, non generalizzo, ma anche in ambito cristiano. Gente che si vuole lavare la coscienza con i pannicelli caldi. Dice, ah, vedi, hanno bombardato, i bambini soffrono, facciamoli venire qua. Oppure portiamogli un po' di medicine. Ma è così che si risolve il problema? Questa è ipocrisia, sapete. Perché serve a mantenere e a dare un assumere un atteggiamento giustificazionista nei confronti. Ah, dice, perché così portiamo un po' di sollievo. Ma sarebbe stato meglio evitare quel sollievo, non scatenare il conflitto, capite? Ecco perché parlare di queste cose oggi è particolarmente afferente, ritengo, e urgente. Cosa c'è da dire nei confronti di Gaza? Ecco, la questione di Gaza è diversa, per ovvie ragioni. Però c'è un punto di somiglianza con quanto accade nella guerra in Ucraina. Che anche nel caso della guerra a Gaza o in Palestina, ad una in sedicesimo, come si dice, a scala molto ridotta, c'è la stessa situazione dell'Ucraina, e cioè che l'Iran, che è sciita, è in rotta di collisione con i paesi arabi sunniti, in primo luogo l'Arabia Saudita e gli altri, eccetera. E lì si sta verificando una sorta di trappola di Tucidide in piccolo, perché i paesi arabi musulmani, ma musulmani sunniti, hanno paura che l'Iran li voglia dominare, anche perché l'Iran è più avanti di loro. Voi sapete, l'Iran era l'antica Persia, e l'antica Persia era una civilizzazione, ma veramente di fronte alla quale togliersi il cappello. Poi i greci alla fine ebbero la meglio per ovvie ragioni, però non si può negare l'importanza, e se voi guardate la carta geografica vedete l'estensione del territorio persiano e le risorse, che ha una montagna di risorse. Pensate solo che la Persia, che noi pensiamo un paese sottosviluppato, ha tante di quelle testate nucleari che voi non vi immaginate, ed è per quello che fa paura, perché ha la bomba atomica e se ne ha tante. Capite? Non poche, eccetera. Quindi lì sta succedendo la stessa cosa. Cos'era successo prima del 7 ottobre dell'anno scorso? Che Israele aveva intavolato un negoziato di pace con l'Arabia Saudita e con l'Egitto. Con la Giordania, che lì vicino aveva già fatto l'accordo 2 anni prima, e quindi lì succede che l'Iran dice, se l'Egitto, l'Arabia Saudita, già la Giordania, sono lì che fanno l'accordo con Israele, perché Israele è potente, e io Iran dove vado a fare? Ecco allora che questa, perché uno si chiede come mai all'improvviso, perché il 7 ottobre è successo all'improvviso, voi sapete che ci fu la polemica, come mai i servizi segreti israeliani, considerati molto efficaci, non hanno saputo prevederlo.
perché per preparare quell'assalto avevano impiegato 2 mesi e loro in 2 mesi non si erano raccorti, avevano i droni che osservavano sempre e non avevano capito che quelli stavano facendo qualcosa. Capite che i conti non tornano se uno ragiona. Il punto è che evidentemente quel conflitto serve, e lo stiamo vedendo adesso, io ho sentito prima di venire qua la notizia che sembrerebbe che l'attacco iraniano debba essere ora. Io ormai non ci credo più, perché da 6 giorni che dicono che l'attacco iraniano per la vicenda del missile di Israele o la bomba eccetera. Ecco, allora nel caso, questo è il primo elemento di somiglianza. Qual è però l'elemento di dissomiglianza rispetto al caso dell'Ucraina? Che nel caso della situazione palestina la causa di natura economica è più importante di quella di natura politica. Cioè il punto è che i palestinesi, quelli di Gaza e quelli della Cisgiordania, evidentemente dal dopoguerra ad oggi sono stati tenuti in condizioni di sottosviluppo, ma non di fame, perché loro vivono anche decentemente, ma vivono con i soldi altrui, con le donazioni. E voi sapete che se c'è un modo per offendere la dignità della persona umana è quella di farla sentire assistita senza dare alla persona la possibilità di poter dire io, come dire, sono capace di, con il mio lavoro, con le mie doti, di dare un contributo positivo alla società, eccetera. E questo evidentemente, chi conosce la situazione anche di Israele sa che ci sono lì in Israele diversi arabi, ma andate a chiedere a Pizzaballa, che voi sapete è il cardinale patriarca a Gerusalemme, che è cattolico, e lui le racconta queste cose, lui vive lì e vede in quali condizioni sono trattati questi. Ci sono posti di blocco ogni 300 metri, ognuno deve... questo offende la dignità, è inutile negarlo. È vero che dal punto di vista delle condizioni economiche di vita stanno decentemente, ma non c'è solo questo. Cioè, l'essere umano non ha solo, come dire, il corpo, è vero o non è vero, c'è anche lo spirito e così. Quindi nel caso di cui sto parlando, oltre c'è una ragione specifica, che se noi non facciamo partire un piano di sviluppo, ma vero piano di sviluppo socio-economico, non ci sarà mai niente da fare. Perché anche la proposta 2 popoli, 2 stati, che in sé per sé può sembrare, ma non dice niente se tu non dici come consenti al secondo stato, quello palestinese, la possibilità di diventare autonomo rispetto agli aiuti che provengono dagli altri paesi, e perché anche gli altri paesi arabi tendono a favorire questa situazione perché li possono dominare, perché il terrorismo per conto d'altri fa comodo a tanti, come ormai sappiamo, e così via. Ecco, allora voi capite, così vado verso la conclusione, per cui se ci saranno domande sarò molto lieto di dare adesso risposte, sì, molto lieto. Ecco perché è necessario che, primo, che di queste cose si parli. Bisogna dirle apertamente, e nessuno ha mai il coraggio di dirle. No, qualcuno ce l'ha il coraggio, a cominciare da Papa Francesco, quello è il lavoro, come dire, di alta diplomazia che sta facendo il Vaticano. Però è chiaro che il Vaticano non ha la forza militare, che lo sapete, e quindi viene facilmente tacitato, eccetera. Secondo, bisogna che a livello anche nazionale venga, come dire, dare una proposta che venne formulata per primo un po' di anni fa da un pazzo di Rimini che si chiamava Don Oreste Benzi e che l'anno prossimo sarà l'anno del centenario della nascita. Voi sapete che il 14 settembre ci sarà l'annuncio ufficiale delle iniziative che dureranno un anno. Il Papa ha promesso di venire a Rimini per il momento clou delle celebrazioni, ovviamente ha detto purché riesca, come dire, a sopravvivere, lui dice sempre così, quindi è sicuro che viene, eccetera. Quando allora, già in tempi ancora non sospetti, aveva proposto che in ogni paese venisse istituito accanto al Ministero della Difesa il Ministero della Pace.
Quando tiro fuori questo, tutti pensavano, ma quello è scemo, è pazzo, cosa vuol dire il Ministero della Pace? Adesso la cosa viene, sta per essere ripresa. Perché? Perché voi direte, cosa vuol dire il Ministero della Pace? Il Ministero della Pace è un ministero, come ci sono tutti gli altri ministeri, che, perché bisogna che lo faccia non solo un paese, che si prende cura di tradurre in pratica quei 5 punti qualificanti di cui ho fatto parola poc'anzi. Perché altrimenti il negoziato non va avanti. Perché quei 5 punti, io li ho dato il titolo, ma sono difficili, Cioè bisogna tirarli giù concretamente. Non lo possiamo far fare, come dire, a delle persone inesperte o dei burocrati, perché non se ne intendono. Non se ne intendono. Perché bisogna essere competenti. Il burocrate poi scrive la regola, ma bisogna che dietro quella regola ci sia la capacità di convincimento delle controparti. Ecco allora un Ministero della Difesa è oggi più necessario di quanto non sempre. Perché già avrebbe un valore simbolico, ho detto della difesa, volevo dire il Ministero della Pace, già avrebbe un valore simbolico. Nessuno è contro il Ministero della Difesa, perché ci vuole, ma perché non creiamo anche il Ministero della Pace? Don Oreste lo presentò circa oltre 20 anni fa, come facile profeta, e può darsi che l'anno prossimo, nell'occasione delle celebrazioni, qualcosa del genere possa accadere. Io sono convinto, perché i tempi sono maturi. Perché la gente, adesso io poi non entro nei dettagli, pensate soltanto alla gestione dei cosiddetti corpi civili di pace, ne avete mai sentito parlare? I corpi civili di pace, che ci sono sulla carta, però siccome non c'è un ministero di riferimento che organizzi, soprattutto i giovani, ma i giovani andrebbero, chiedono insistentemente questo, lo chiedono, però nessuno organizza per loro queste occasioni. E il mondo di bene che potrebbero fare, ve lo lascio immaginare e via. Infine, e questo è riferito all'assemblea straordinaria che si terrà a New York il prossimo settembre, per l'esattezza dal 20 al 22 di settembre, l'assemblea straordinaria delle Nazioni Unite per rivedere completamente lo statuto delle Nazioni Unite e degli altri organismi internazionali. Pensate soltanto, per fare un esempio, eliminare il diritto di veto. Perché il Consiglio di sicurezza non ha funzionato nel caso delle due guerre di cui abbiamo parlato orora? Perché nel Consiglio di sicurezza ci sono i membri permanenti, che sono 5, le 5 potenze vincitrici dell'ultimo conflitto, che hanno il diritto di veto. Che vuol dire che se anche 4 sono a favore di una certa presa di posizione, basta che un paese dica no, ed è facile immaginare chi può essere volta per volta il paese che dice di no, per bloccare il tutto. Ma questa è una sconcezza, sapete, perché dare il diritto di veto è una violazione dei diritti umani fondamentali, è una patente violazione ed è una delinquenza unica, perché vuol dire attribuire il potere di monopolio. Cioè, il diritto di veto equivale in ambito economico al monopolio. Io ti do a te il monopolio di produrre l'acqua. È facile immaginare quello che succede, che se voglio bere devo sottostare a quello che dici tu. Quindi quello è un esempio. Secondo, dare vita ad una seconda assemblea. Perché l'assemblea attuale delle Nazioni Unite rappresenta gli stati, e ci vuole, che sia ben chiaro. Ma bisogna creare una seconda assemblea che rappresenti il mondo della società civile organizzata, cioè associazioni, ONG, sapete, ONG vuol dire organizzazioni non governative, e le religioni, tutte le religioni, cioè con meccanismi di rappresentanza studiati in modo tale che le grosse decisioni non possono essere prese soltanto chi è lì in rappresentanza del rispettivo governo, ma siano espressione della società civile. E chi partecipa, partecipa non in quanto italiano, francese o americano, eccetera, ma in quanto aderente o a una religione, o a una matrice culturale, o a una ONG e così via. Questo è oggi urgentissimo, perché molte disgraziate iniziative o decisioni sarebbero
si sarebbero potute evitare se ci fosse stata la seconda. E così via con le regole del commercio internazionale. Perché le regole del commercio internazionale, il cosiddetto, adesso io non entro nei dettagli tecnici, il commercio triangolare si chiama, è una sconcezza. È una sconcezza. E la gente non si rende conto. Non parliamo poi delle regole della finanza speculativa, che sono il male assoluto ormai, come tutti si stanno rendendo conto. Ecco, allora può darsi che il prossimo mese queste proposte che sono già in agenda, sono già scritte, vengano cassate. Io sarei contento se almeno la metà venissero accolte, sarebbe già un passo avanti. Però il fatto stesso che le Nazioni Unite abbiano avvertito l'esigenza di organizzare questa assemblea straordinaria che ha per titolo A Pact for the Future, che vuol dire un patto per il futuro, questo è il titolo. Il fatto stesso che abbiano deciso di organizzarla e di dare vita indipendentemente dall'esito è già di per sé significativo. Ho finito il mio tempo e volevo finire con una frase che mi ha veramente molto colpito, di un frate francescano che si chiama Fra Emanuele Tentoni. Sentite cosa dite, un frate francescano, dice: terra santa e acqua santa sempre fango fanno. Bel coraggio, capite cosa vuol dire o no? Lui, il francescano, dice: cosa vuol dire terra santa, acqua santa? Assieme fanno il fango, cioè che non basta, e torno a quanto ho detto all'inizio, fare gli invocatori della pace, stracciarsi le vesti, eccetera. Bisogna operare, bisogna rimboccarsi le maniche, altrimenti è meglio che uno dica io non me la sento, cioè, ma non di fare l'ipocrita, di far credere agli altri che si è per una causa e invece si opera nella direzione opposta. Voi direte tutto questo è possibile, ma è chiaro che è possibile, perché io vorrei che qualcuno mi spiegasse che questo non sia possibile. È evidente che è possibile, perché dipende dalla volontà degli uomini che vivono in società. Ecco perché in situazioni del genere è bene coltivare quel seme, che si chiede, piccolo piccolo, che è il seme della speranza. Se lo annaffiamo tutte le mattine, dopo un po' quel seme genera un albero molto. Grazie per la vostra attenzione. Ecco, come di consueto apriamo il dibattito adesso, ci sarà Claudio che passerà con il microfono a chi alza la mano, dirà il suo nome e raccogliamo tre domande per volta, va bene Stefano? Ok. Ecco Claudio, c'è una mano laggiù alzata. Sono Giorgio Pellegrini e la seguo da molto. Ho già visto che qualche cosino rispetto agli altri anni sul pensiero unico è andata bene. Io vorrei sapere due o tre cose. Le date, una la corretta dal 22 al 14 e una il 7 di ottobre. Ma io più che il 7 ottobre 2014 vorrei sentire il 2013 e il 6 ottobre, perché il 6 ottobre 2013 sono fondamentali sapere cosa c'era prima e perché. Se non si capisse questo no. Secondo, le basi militari. Ma come ho detto stasera mi è piaciuto abbastanza, molto anzi. Però lei mi dice: perché la guerra in Ucraina c'è? C'erano 8 anni, hanno messo tutte le armi del mondo in Ucraina e Varsavia e tutto. Che bisogno c'era di mettere Varsavia, Svezia adesso nella NATO? Che bisogno c'era di andare a aiutare un'Ucraina che i peccati li aveva? Perché c'erano che erano le ragioni, certe ragioni russe, e però a parlare così quei tempi c'era il pensiero unico. Lei mi trova un giornale, una televisione
che avesse coraggio di dire quello che ho detto io adesso. Ma troppo facile adesso. Cos'è? Le armi militari che ci ha detto il nostro Tajani non vanno usate, le hanno marcate, no? Sappiamo quali sono. Bombarderanno. Dove arriveremo? Alla bomba atomica? Perché questa non è una guerra come questo lei ha detto di ucraini. È una guerra locale voluta dagli americani. Non c'è dubbio, è uno scontro di forza. Io non so cosa dire. Lei ha detto le basi militari bisogna annullarle. Il giornale di ieri diceva che gli americani abbiamo un migliaio di basi americane nel mondo. Stanno controllando tutti. E quando il pensiero unico di Draghi prima andò in Germania, quando scoppiò la guerra andò in Germania alla base militare, che adesso mi scappa il nome, però è la più grossa base militare in Europa americana, no? E poi andò in America a prendere ordini, non a Roma. La Meloni stessa è andata a prendere ordini da due che per me, parliamo di democrazia come fosse la cosa migliore al mondo, ma non è mica vero. L'autocrazia, se è torto un ladro può dire la verità anche se è un ladro, e non è detto che la democrazia sia tutto il bene. Su Netanyahu l'hanno condannato all'Aia, però Biden gli ha tirato le orecchie e gli ha detto toppi gli altri 4 miliardi di dollari. Ma cos'è? Si piglia per il sedere? Cioè, è inutile che dica parole e poi che roba. Noi sappiamo che siamo servi in Italia, perché forse abbiamo perso una guerra. Non abbiamo votato per il riconoscimento della Palestina. Ci siamo astenuti perché il nostro ministro Tajani, vedremo. Io dico a mia moglie, senti cosa ha detto, potrebbe parlare 10 minuti e non dire niente Tajani, perché quale iniziativa ha fatto, io non lo so, e però ci beviamo tutto. E poi ne volevo dire, adesso mi scappano un po'. Grazie. Sentiamo, c'era un altro, vero? Sì, grazie. Buonasera, mi chiamo Cesare, sarò molto breve, spero. Per fare la pace la condizione iniziale è assolutamente avere un dialogo. Ora io le chiedo, da una parte è ammissibile un interlocutore che nel suo statuto ha come fondamento la distruzione di un altro Stato, e mi riferisco ad Hamas? Ed è ammissibile avere come interlocutore qualcuno che come condizione indispensabile per un dialogo pone l'acquisizione di una grossa parte di territorio altrui, con tutto quello che comporta il rispetto dell'integrità territoriale? Grazie. Grazie a te, grazie Cesare. C'era un terzo? Sì. C'è anche un quarto volendo. Dopo c'è un quarto. Tengo io. Buonasera, Roberto. Ha parlato dei 5 punti e un punto è quello della non proliferazione delle armi atomiche. Non sarebbe il caso di parlare di non proliferazione delle armi in generale? Perché fino a prova contraria, fortunatamente, l'ultima bomba atomica è stata sganciata nel 45, quindi è da di lì in poi sono state usate sempre armi, sempre più sofisticate e sempre più mortali. Quindi non sarebbe il caso di magari di puntualizzare questa cosa? Grazie. Grazie, grazie. Intanto lo rispondo a queste tre, poi facciamo un secondo ciclo. Grazie. Comincio da quest'ultima, che è la più, come dire, immediata. È ovvio. Il punto è quello di seguire il cosiddetto approccio di prudenza. Si comincia dal chiedere l'accettazione dell'articolo 6 del trattato di non proliferazione per arrivare poi a quell'obiettivo. Questo è ovvio, quindi quello che tu dici è anche perché è ovvio che tu devi considerare che dietro la produzione delle armi c'è una lobby che è influentissima. Cioè bisogna capirle queste cose. Capirle non vuol dire giustificarle,
non vuol dire giustificare, vuol dire capire, vuol dire comprendere. E c'è una delle dichiarazioni più interessanti che ho trovato, fu quella nell'immediato dopoguerra del generale Eisenhower, che poi è diventato presidente degli Stati Uniti, fu lui a guerra finita, rivolgendosi ai politici, lui non era ancora sceso in politica, a dire: attenzione, che la lobby delle armi, cioè quelli che producono e smerciano le armi, è, se non la bloccate ora, ora perché era finita la guerra, quindi erano andati giù, e non impedite loro di riprendere la produzione, vi condizioneranno. Detto da Eisenhower, cioè non so se la gente è abituata a ragionare sulle cose, perché già lui aveva capito. Allora, ecco perché si chiede di partire da quelle nucleari, per ovvie ragioni, ma come primo passo per arrivare poi a quelli. Però nel frattempo bisogna che resistere al ricatto, perché i produttori di armi generano milioni di posti di lavoro. E questo è il ricatto che ti fanno. Ti dicono: ah, va bene, noi ci fate smettere, d'accordo, noi proprietari abbiamo già messo in disparte i nostri risparmi, eccetera. Però tutti quel milione di lavoratori vanno a lavorare dove? Ecco perché ci vuole gradualità. L'importante è avere chiaro l'obiettivo da perseguire e cominciare con il primo passo. Chiaro? L'altra domanda di Cesare, hai ragione Cesare, ma infatti, quando quei cinque punti che io ho detto si applicano a tutti, non soltanto o all'Occidente o alla Russia, alla Cina, eccetera, tutti. In questo tavolo ipotetico del negoziato non si può accettare che sieda il rappresentante di una formazione o politica o statuale che dica: io voglio la distruzione. Questo no. E si dice: amico, o tu cambi e cancelli, altrimenti stai fuori dalla porta, per essere espliciti. E quando ci fosse l'accordo da parte degli altri, è chiaro che quello, il rappresentante di quella o comunità o Stato, è costretto a cambiare. Il punto è che si mandano avanti più fessacchiotti a scrivere queste cose, ma chiediti chi c'è dietro quella richiesta. Non sono loro stessi, io mi meraviglio. Cosa volete? Quelli di Hamas sono dei poveretti che funzionano perché ricevono aiuti dagli altri. Ma una volta si diceva, da piccolo mi insegnavano, è ladro anche chi tiene la scala del ladro che arriva a casa tua. Dice: io non sono entrato. Sì, però hai tenuto la scala. Senza quella scala il ladro non penetrava in casa mia. Qui è la stessa cosa, mutatis mutandis. Quindi è evidente che quelle cose non si possono accettare, perché sono ovviamente inaccettabili per le ragioni che tutti capiscono. Però bisogna smetterla di pensare che una frase del genere l'abbia scritto o quelli di Hamas da soli, indipendentemente, ma l'ha scritta sotto dettatura, no? E allora bisogna aggredire ancora una volta le cause. Se volete un consiglio, date retta, non fermatevi gli effetti che sono visibili da tutti. Chiedetevi sempre qual è la causa generatrice di quello. Però nel merito specifico hai ragione, bisogna assolutamente, perché il dialogo presuppone questo. Il fatto che la gente non sa cos'è il dialogo, che è una parola greca, dialogos. La gente confonde il dialogo con la conversazione. Qual è la differenza? La differenza è questa: nella conversazione, che è anche carina e utile, io mi converso con te e dico: queste sono le mie idee e io me le tengo, tu dimmi le tue e poi ci confrontiamo. Nel dialogo non è così. Quando uno accetta di entrare nella stanza o attorno al tavolo del dialogo, ognuno dei dialoganti deve mettere sul tavolo le proprie credenze o i propri principi e non può dire: questi sono i miei principi, io non mi smuovo. No, allora non vuol dire che non sai, sei anche ignorante, non sai cosa vuol dire dialogo. Perché nel dialogo io devo dire: questi sono i miei, e io devo cercare di convincerti, usando la ragione, che quei principi a cui io ho dato ragione o retta fino a questo momento meritano di essere presi in considerazione. Quindi il dialogo è contro la violenza.
di chi impone la propria visione del mondo. Io, per far avanzare le mie ragioni, io devo convincere gli altri, portando argomenti, fatti, a seconda dei casi. E tutto, è lì la difficoltà, che per dialogare bisogna essere molto intelligenti, lasciate che ve lo dica. Perché intelligente, capite cosa vuol dire, eh? Non vuol dire aver studiato. Vuol dire capire che non basta che io creda in qualche cosa e imporre che tu debba fare altrettanto, e se tu non credi a quello che dico io ti ammazzo, ti faccio la guerra. Questo non è accettabile. Ecco perché quei punti che ho citato ovviamente devono essere declinati e sviluppati opportunamente, ma vanno in questa direzione. Infine, Pellegrini, no, è chiaro, sì, tu hai detto in maniera, come dire, molto fiorita cose che in parte ho detto anch'io. È chiaro che anche l'Ucraina, tu hai detto, ha i suoi peccati, ma è evidente. Io ho insegnato anche brevemente in un'università dell'Ucraina, adesso mi viene in mente, è vicino al confine con la Polonia, eccetera. E quindi ho avuto modo di vedere come fanno a ragionare, con i miei colleghi, i professori, eccetera. Con alcuni mi sono anche scontrato, la guerra non era ancora scoppiata, non era prima. Mi sono anche veramente arrabbiato. Dico, ma siete matti a ragionare così? Ma chi va insegnato? E dire che ero un'università cattolica, cattolica di rito orientale. Ve lo raccomando, il rito orientale cattolici. Il Papa è troppo buono, perché se fossi io al posto del Papa... Perché fanno delle cose che sono prive di ogni fondamento ed sono una cosa vergognosa. Se io avessi tempo vi racconterei dei fatti realmente accaduti a me. Ma lasciamo stare. Il punto è che loro hanno una concezione che è evidentemente priva di fondamento filosofico, e però la portano avanti in nome di che cosa? Le nostre radici, perché Kiev viene prima di Mosca. Infatti gli imperatori erano imperatori di Kiev, poi dopo è passato il potere a Mosca. Quindi loro rivendicano il fatto che la Russia, la Federazione Russa, è nata in Ucraina, a Kiev. In un certo senso è vero, però questa non è un'argomentazione razionale. Quindi è evidente che anche l'Ucraina, come hai detto tu, ha i suoi peccati. E quindi anche lì, volere aiutare l'Ucraina non vuol dire darle sempre ragione. Perché quando Zelensky, avete visto... Perché lui è buono, avete visto tempo fa, due anni fa, un po' meno di due anni fa, come ha trattato il Papa, che l'ha mandato a quel paese. Dico, ma come si permette? Dico, ma vi rendete conto? Già basterebbe quello per togliere. Poi dopo gli hanno detto, ma sei matto aver fatto... Allora dopo ha fatto l'inchino, eccetera, ma è troppo tardi. Il suo, come dire, intimo era di quel tipo. Sull'altra questione che hai toccato... Quelle delle date, hai ragione, ma io non avevo tempo stasera di dare tutte le date. Però è vero, io ho citato alcune, quelle che ho ritenuto essenziali ai fini dell'argomentazione. La distinzione importante invece, che tu hai menzionato, anche se non hai usato queste parole, è la differenza tra guerra mondiale e guerra globale. Quella dell'Ucraina è una guerra globale, non è mondiale. Voi direte, qual è la differenza? La seguente. Che una guerra si definisce mondiale, e noi ne abbiamo avute nella prima metà del Novecento, quando è combattuta tra paesi belligeranti e le cui conseguenze negative ricadono sui belligeranti stessi. Durante l'ultima guerra, che noi siamo stati parte in causa, ma paesi che stavano... o in America Latina, o in Asia, eccetera, come se non, nulla fosse stato. Una guerra invece si definisce globale quando è combattuta tra due o più paesi belligeranti, ma le cui conseguenze ricadono in capo anche su quei paesi che non hanno avuto alcuna responsabilità e alcuna, come dire, partecipazione al conflitto stesso. Che è il caso dell'Ucraina, perché quando vengono messe le sanzioni economiche, le conseguenze non ricadono solo sui paesi sanzionati, ma anche sugli altri. Ne sappiamo qualcosa noi italiani,
che di quanto è aumentato immediatamente il prezzo dell'energia a causa delle sanzioni. E uno dice, ma noi non siamo mica in guerra con loro, eppure paghiamo le conseguenze. E questo è solo un esempio e tanti altri. Per cui, quando bisogna stare attenti, d'ora in poi dobbiamo abituarci che le guerre hanno e avranno sempre più una valenza globale. Ecco perché sono ancora più pericolosi di quelle del passato. Perché nel passato uno, due, tre, quattro paesi si scannavano fra di loro e, vabbè, e rimaneva lì. Poi dopo c'era la fase della ricostruzione. Oggi non è così. Pensate voi, certi paesi africani, quante conseguenze loro che non hanno nessuna responsabilità stanno pagando a causa di quella guerra. Guardate tutto il mercato dell'energia, del gas, petrolio e via discorrendo. Quindi quello che hai detto è vero e va preso in considerazione. Altri? C'erano altri? Sì, c'era. Ecco, quel signore là, guarda. C'era una signora lì. Quello, ecco, che si è alzato adesso. Come? Ti faccio una domanda anch'io. Dopo. Gian Piero Gentili, immeritatamente mi considero politologo per il cursus honorum che ho fatto e comunque con l'idoneità di sociologo alle Nazioni Unite. Non saranno le mie delle domande, saranno brevi considerazioni. La prima, concordo con lei sul fatto di andare alla ricerca delle cause remote, come affermava Diamond Jared nel suo Armi, Morbi e Acciaio. Troppe volte ci fermiamo alle cause recenti invece che andare alla ricerca delle cause remote. Riguardo il fatto della Palestina, io inserirei un altro dato, oltre a quello politico, della spartizione del potere, economico, della prevalenza del Stato israeliano economicamente anche sui palestinesi, ma per quanto affermava abbiamo Alan Friedman e Emanuele Parsi sul fatto che lì c'è un grosso altro problema: non c'è lo spazio per due stati. West Bank, Striscia di Gaza e Israele sono grandi come la Sicilia. Come si fa a far stare due stati indipendenti? Quindi la soluzione va ricercata altrove, magari coinvolgendo gli stati arabi più blandi, assolutissimamente. Quello dell'Ucraina, già le risposi attraverso il ponte, che è una questione di mercato. Come fa la Russia a rinunciare a un mercato che rappresenta come popolazione fra un terzo e un quarto della propria popolazione, con la cultura, con le tradizioni, con i canati di Kiev precedenti a Mosca, parliamo di 600-700 anni fa, come farà mai? E del resto l'Europa doveva sbolognare tutti i surplus industriali se non in nuove frontiere, e l'Ucraina è una frontiera che si apre. Quindi le questioni economiche, e andiamo a Tucidide, 500 anni prima di Cristo. Alla base della politica c'è Tucidide, la prima sintesi politica la formulò Tucidide. Le relazioni umane sono basate sul potere. Sparta, che condannava Atene perché trattava male le proprie colonie, Atene che parlava male di Sparta, che trattava male le proprie colonie. Alla base dei conflitti, della maggior parte dei conflitti di oggi, c'è la non spartizione del potere. Vedi l'Iran, vedi il non volere accettare altre etnie, altre culture nella spartizione del potere. Abbiamo, purtroppo lo viviamo tutti i giorni, abbiamo questa prevalenza e mi fa specie, arrivo alla fine,
che l'Europa ancora non abbia capito questo e non sia capace a formulare la propria identità e liberarsi dalla schiavitù del dollaro da 80 anni e dalla schiavitù delle royalties che ancora noi paghiamo dalla Seconda Guerra Mondiale agli industriali statunitensi. Fa specie, in ultimo, che la NATO ancora accampi la propria struttura di difesa. La NATO è diventato uno zimbello del mondo finanziario che governa il mondo, come citava lei. Non sono i Biden, non sono i Putin, ma sono i grossi gruppi finanziari che governano. E noi europei ancora dobbiamo assumere questa coscienza. Sì, faccio una domanda io prima, poi la terza. Dunque, Stefano, della riforma delle Nazioni Unite hai già detto, quindi non entro in argomento. Mi interessava però provocare una riflessione ulteriore rispetto al tema del riscrivere gli statuti di organizzazioni internazionali. Scrivevi su una rivista online, Politica Insieme, quindi è da questa rivista che sto prendendo spunto, appunto riscrivere gli statuti di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il WTO e OMS. Ecco, una riflessione ulteriore su questo argomento. Questa sera diciamo, ho ascoltato molte un'informazione molto precisa che generalmente io leggo abbastanza giornali, ma non ho trovato diciamo, queste informazioni sulla stampa. Ho notato che per esempio anche diciamo, giornali come il Sole 24 Ore non riporta con grande diciamo, frequenza per esempio tutto il lavoro di Papa Francesco sull'economia di Francesco e così via. Allora la domanda, cioè il problema è, credo che sia importante che diciamo, voi stessi abbiate una, come si dice, quindi divulgazione che è importante, no? Questa, di questa sera, ma che è molto limitata sulla stampa, no? Perché diciamo, e quindi per fare in maniera che la pubblica opinione diciamo, abbia anche queste posizioni che mi sembrano molto interessanti, perché io questa sera ho ascoltato qualche cosa che diciamo, in questi ultimi anni non ho letto. E io vorrei invece diciamo, che non è soltanto un'esperienza, come dice locale, ma un'esperienza diciamo, più ampia. È possibile fare questo? Allora, grazie per questa seconda terna. Dunque, Gentili, tu hai svolto, tu stesso hai detto non sono domande ma considerazioni. Allora, anch'io reagisco a due, tre anzi, delle tue considerazioni. Cioè, hai detto come si fa a parlare di due stati in paesi più piccoli della Sicilia? Beh, San Marino è ancora il più piccolo, però è uno stato. Andate voi a San Marino a dire, siccome siete piccoli, scomparite. provare per credere. Cioè, non è la dimensione. Dire Stato vuol dire che se tu non dai, in questo caso, al popolo palestinese lo statuto di Stato, non puoi neppure pretendere un suo comportamento adeguato. Perché a chi ti rivolgi? Chi è l'autorità? Questo è il punto. Perché Stato vuol dire una sovranità, vuol dire una costituzione, quale che essa sia, e così via. Quindi è urgente se vuoi responsabilizzare quelle persone, altrimenti vinceranno sempre gli Hezbollah, gli Hamas di turno, ISIS, eccetera. Ma quelli sono la conseguenza della testardaggine nostra di non voler riconoscere la condizione di statualità a quelle popolazioni. E l'argomento che sono piccoli, eccetera, capisci anche tu che perché se un paese è piccolo fa la federazione con altri, però mantiene la sua connotazione di Stato. La seconda considerazione, tu hai detto
Dunque, le relazioni interpersonali, eccetera, sono basate sul potere. No, io non sono d'accordo su questo, a meno che ci si accordi sul significato di potere. Cos'è il potere? Vedi, non basta dire il potere. Il potere è di due tipi. C'è il potere come potenza e il potere come influenza. Quindi, da quello che tu mi hai detto, posso indurre che tu abbia fatto riferimento al potere come potenza, che è la nozione che dal punto di vista filosofico è stata poi esaltata da Nietzsche. Nietzsche è quello che dice questo. Io lo rispetto perché era molto intelligente, però io non sono d'accordo neanche un'unghia. Perché? Perché non è vero che le relazioni tra gli umani sono regolate dal potere come potenza. Chi dice questo? È un mentitore o è uno che non sa le cose? Perché? Perché nell'Homo sapiens, che è la specie a cui tutti noi apparteniamo, ha come sua connotazione la relazionalità. E quindi la nozione di potere che va applicata è il potere come influenza. Cioè io con il mio pensiero, con la mia cultura, cerco di influenzare te, influenzare, ma non obbligarti, non ucciderti, non punirti come vorrebbe l'altra concezione. Troppo comodo dire tu non sei d'accordo, io ti faccio fuori. Questa è la volontà di potenza, come la chiamava appunto Nietzsche. Perché nell'ordine di natura l'essere umano nasce all'interno di una struttura cooperativa. Non dimenticatelo mai. Non dimenticatelo mai. È la connotazione cooperativa che poi tiene in equilibrio, evitando nelle degenerazioni, la relazione competitiva. In tempi moderni, qual è l'errore che la nostra cultura occidentale negli ultimi decenni ha generato, per la quale andremo all'inferno, è inutile fare storie, che aver dimenticato la connotazione cooperativa, e quindi la dimensione competitiva è quella che ha dato origine alla meritocrazia, e la meritocrazia è il male assoluto, perché la gente confonde la meritocrazia con la meritorietà. La meritorietà va applicata, che vuol dire dare a ciascuno quel che si merita. Ma meritocrazia, in greco, kratos, crassia, kratos, vuol dire potere. La meritocrazia vuol dire che si dà il potere ai più bravi. No, perché la democrazia invece è il potere che spetta al popolo. E nel popolo ci sono i più bravi, i meno bravi, ci sono i portatori di handicap, quelli normali, eccetera. Questo è il punto. Quindi chi invoca la meritocrazia è perché è antidemocratico. E bisogna avere il coraggio di dirlo. So che in Italia c'è stato qualche fessacchiotto che pensa... Però, voglio dire, io ho dovuto scrivere una voce dell'enciclopedia Treccani. Andate a confrontare, che si chiama meritorietà e meritocrazia. E a quelli che sbandierano il sole 24 ore, dobbiamo tornare alla meritocrazia, quelli vanno messi in galera, in una galera speciale, in senso metaforico. Invece molti gli vanno dietro, perché la meritocrazia è la rovina delle nostre società, perché vuol dire recuperare il potere come potenza. Infine, tu hai detto, sono d'accordissimo, che l'Unione Europea, è evidente, in queste vicende sia dell'una che dell'altra, Gaza e Ucraina, l'Unione Europea è silente. Ovviamente perché l'Unione Europea non è ancora una federazione, è un'unione, non ci avete mai pensato. Unione vuol dire così, ci mettiamo assieme, andiamo a giocare un po', ci divertiamo, un po' di re. E invece noi dobbiamo arrivare alla federazione, cioè agli Stati Uniti d'Europa. E ci arriveremo. Il giorno in cui arriveremo agli Stati Uniti d'Europa, voi vedrete che le cose cambieranno. Perché è ovvio che nella scena internazionale l'Unione Europea in quanto tale non esiste. Esiste la Germania, l'Italia, la Francia, eccetera. E questi paesi fra di loro hanno gli accordi che sono validi, ma che il progetto non è stato completato. Perché i padri fondatori, quattro padri fondatori, tutti e quattro cattolici, De Gasperi, Adenauer, Schumann e l'altro, l'avevano scritto. Dice, noi cominciamo come unione,
Poi dobbiamo arrivare alla federazione, cioè agli Stati Uniti. Non sono stati ascoltati e adesso stiamo pagando le conseguenze. Quindi quando si va ai tavoli, l'Unione Europea viene invitata così, come dire, presenza simpatica, ma non ha una voce. Da un punto di vista giuridico, nella scena internazionale l'Unione Europea non ha valore. Tant'è vero che alle Nazioni Unite non c'è l'Unione Europea. C'è la Germania, la Francia, la Spagna, ma non l'Unione Europea. Quindi questa è la ragione. Primo, ha sollevato una questione di grande rilevanza e per rispondere alla tua osservazione, primo, mi piace ricordare un libro pubblicato nel 1942, c'era ancora la guerra, in America, da parte di un filosofo politologo americano che si chiamava Kenton Wright. Kenton Wright, W, eccetera, Wright. Il libro ha per titolo A Study of War, uno studio della guerra. Come mai i professori non lo spiegano mai queste cose? Perché non le dicono ai loro allievi oppure non lo dicono in pubblico come stiamo facendo adesso? Che sono dei bastardi. È così. Perché in quel libro, che è veramente un pezzo di bravura, von Wright enuncia la seguente e argomenta la seguente tesi, state attenti, due autentiche democrazie mai si possono fare la guerra. Lo sapevate o no? È bello. Inizialmente gli è andato torto, però dopo i fatti gli ha dato ragione. Voi vedete che potete avere una democrazia che fa guerra a una dittatura, oppure due dittature, ma non due democrazie, vere democrazie, non sedicenti tali. E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo veramente la pace, quello che dobbiamo fare è di aumentare il tasso di democraticità dei nostri sistemi politici. Perché i nostri sistemi politici contengono, li chiamiamo democrazie, ma non è la democrazia completa. E questo è il punto. Perché democrazia, demos kratos, in greco vuol dire il potere al popolo. Non il potere alle lobby, agli ottimati, ai superdotati, eccetera. Quella non è democrazia. E sono quelli che scatenano le guerre. Perché io sono superdotato assieme a voi, dichiariamo la guerra e poi mandiamo a combattere il popolino. Avete mai visto voi i superdotati che vanno in trincea oppure sulla linea del fronte? Ma neanche per sogno. È così. Ecco allora perché un modo per volere la pace è di aumentare la democrazia nei nostri sistemi. E quindi, ma dovremmo entrare adesso in un altro territorio di discorso, ci obbliga a, come dire, farci una sorta di esame di coscienza e dire ma la democrazia che noi, di cui ci fregiamo, sono autentiche democrazie? No, no, no. E chi dice il contrario o è uno che non le sa le cose o un mentitore, perché ha degli interessi nascosti dato che là. Che non vuol dire che c'è allora l'autocrazia, però non è la vera e piena democrazia che sin dall'inizio il grande Aristotele aveva immaginato. Aristotele, l'antica Grecia, 2300 anni fa e così via. Infine, la nostra amica sammarinese. E lei dice, ma perché ti meravigli? Io mi meraviglio che tu ti meravigli. Ma perché la stampa, i giornali? No, queste cose non si possono imparare dai giornali. Bisogna studiare. Cioè, ci sono libri. Ci sono, come dire, articoli scientifici. È lì che vuoi, se tu, io stesso, ho acquisito le informazioni, una parte delle quali ho condiviso con voi questa sera, appunto dalla lettura di questi, è evidente. Anche sulla storia della Russia è molto interessante, a partire da Pietro il Grande, per capire certe caratteristiche di oggi, eccetera, eccetera. Ora, i giornali, tu mi dirai, dovrebbero farlo, è la solita storia, però se noi ci illudiamo di poter attendere il giorno in cui i giornali si decideranno a fare questo, è meglio invece allora andare alle fonti originali. L'altro aspetto invece che tu hai toccato, hai fatto riferimento all'economia di Francesco.
è vero, non se ne parla abbastanza e questa è un'ingiustizia grave. L'economia di Francesco, Francesco è San Francesco, no, però la lanciò nel primo di maggio del 2019, quindi 5 anni fa, Papa Francesco, rivolgendosi ai giovani di tutto il mondo, in cui appunto propone di cambiare in maniera radicale il cosiddetto modello di sviluppo. Lui ha usato la parola modello, però è sbagliato, avrebbe dovuto dire il paradigma di sviluppo. Però capite, non si può essere i documenti che vanno a destra e a manca. Perché? Perché il modello è una particolare esemplificazione e concretizzazione di un paradigma. Paradigma è una parola greca, non è una parola italiana. In greco paradigma vuol dire sguardo, lo sguardo sulla realtà. Papa voleva dire noi dobbiamo mutare lo sguardo sulla realtà, in questo caso socio-economica, perché a seconda di come noi osserviamo la realtà ricaviamo tutta una serie di implicazioni che poi si concretizzano in un modello. Quindi il modello viene dopo, prima c'è il paradigma, chiaro? Ora, questo paradigma dell'economia di Francesco il Papa lo rivolge nel famoso appello del 1 maggio 2019 ai giovani al di sotto dei 35 anni, giovani economisti e giovani imprenditori o dirigenti, insomma, di chi si dedica all'attività economica. E lui dice, perché mi rivolgo a voi? Perché chi ha più anni non cambia più la propria testa. E ha ragione, perché questo Papa si esprime così, come voi sapete. Perché quando uno ha una certa età, dopo decenni di un certo indottrinamento, non cambia più le idee. Poi ci sono le eccezioni, per fortuna, e per, come uno può convertirsi in qualsiasi momento, no? Siamo a quel livello. Però di norma è inutile. Invece chi ha meno di 35 anni è ancora in formazione, si è laureato, si prepara per il dottorato di ricerca, per iniziare l'attività, se sei invece hai messo su una start-up assieme ad altri colleghi, eccetera. E che cosa dice loro? Voi dovete cambiare lo sguardo sulla realtà economica. A che cosa fa riferimento? Al fatto che dovete smettere di pensare, secondo il famoso, che più che un adagio, affermazione che era stata enunciata da Hobbes, filosofo inglese, nel 1651, secondo cui homo homini lupus, che vuol dire ogni uomo, uomo nel senso di essere umano, ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri uomini. Dovete smetterla di vedere con gli occhiali, insomma con i vostri occhi, questa realtà. Dovete prendere l'altro sguardo che dice homo homini natura amicus, che vuol dire ogni uomo è per natura amico dell'altro uomo. È quello che ho detto prima. Certo, se io sono obesiano e dico che quello che conta è il potere come potenza, ma chi l'ha detto che uno debba essere obesiano? Se uno è un fesso, sì, a Rimini si dice uno è pataca, i pataca dicono così. Perché non è così, perché nello stato di natura ognuno di noi è tendenzialmente amico degli altri. Anche tra amici, ovviamente, c'è il tradimento. Ma lo sappiamo benissimo. Però un conto è dire che qualcuno può tradire e altro conto è assumere che tutti siano dei lupi famelici. Ma se io penso che voi siete dei lupi, cosa devo fare? Posso fidarmi di voi? No, devo diffidare e devo proteggermi. Se io invece penso che voi siete potenzialmente amici, io vengo a voi e comincio a chiedervi come stai, come ti chiami, cosa fai, eccetera. E questo crea quella relazionalità, quelli che si chiamano i beni relazionali, che consentono poi l'applicazione di un altro modello di sviluppo. Quindi quando oggi si parla di modello di sviluppo, non è che si vuole fare in maniera riduzionista riferimento a non fare questo o quell'altro. No, quelle sono banalità, credetemi. Vuol dire cambiare lo sguardo.
Ecco perché il Papa Francesco dice: se io lo dico chi è un po' avanti negli anni non mi darà retta, perché lui è stato cresciuto da piccolo a diffidare. Non fidarti mica degli altri, fidati solo di quelli che conosci, del tuo parentato, bravo. E dopo certi genitori diciamo che lo facciamo per il loro bene, bravo. Tu rovini tuo figlio di queste cose, perché lui crescendo crescerà con la cultura del sospetto, il sospetto che tu voglia fregarmi. Applicate questa idea nell'ambito economico e capite quello che vediamo. Per cui, se io sospetto che voi possiate in una transazione commerciale fregarmi, cercherò di giocare d'anticipo e di fregarvi io. E allora io mi arricchisco e dopo voi, e poi ci piangiamo addosso. Questo è il punto. Quindi la nostra amica dice: ma perché? Appunto, perché? Perché evidentemente chi governa l'informazione sono tutti quelli che hanno più di 35 anni e quindi hanno interesse a giustificare. No, ma perché queste. Però le cose stanno cambiando. Perché al momento 92 paesi nel mondo hanno aderito al progetto dell'economia. 90. La sede del progetto internazionale è ad Assisi, dove è appena nata una fondazione internazionale che serve a aiutare i giovani, perché bisogna dargli da mangiare, poveretti, no? Perché se tu condizioni due soldi, perché questa è la vigliaccheria negli ambienti accademici, ma voi non siete interessati. Vuoi far carriera? Tu devi stare nel paradigma obesiano, homo homini, altrimenti non ti faccio fare carriera. E vi sembra una cosa accettabile? Questa è violenza, altro che storie. Allora, con la fondazione si cerca di dire: tu liberamente non ti piace quella roba, va bene, noi ti diamo sotto forma di borse di ricerca un ammontare che almeno soddisfi il bisogno della fame, perché questa è la situazione. Questa è la situazione. Cioè, i giovani oggi sono sotto ricatto. Se vogliono far carriera e vogliono trovare lavoro anche presso imprese di un tipo o dell'altro, o accettano quella gestione, altrimenti ti escludono. Dopo un po' uno dice: tengo famiglia e devo accettare. E questa veramente è una guerra civile di cui nessuno ha il coraggio di denunciare. No, nessuno, non è vero, perché sono ormai tanti anche in Italia. Anche in Italia avrete sentito parlare del paradigma dell'economia civile. Questa è l'economia civile, perché evidentemente è un paradigma, quello dell'economia civile, che nasce in Italia a metà del Settecento, Napoli, Milano, e poi si diffonde. Però ha un peccato d'origine. E qual è? Che il paradigma dell'economia civile nasce in ambito cattolico, perché il primo cattedratico era un abate. E allora i protestanti, via, basta, e l'hanno cancellato per oltre due secoli. Adesso sta risorgendo, è questione di tempo. Ma voi parlate con i giovani sotto i 35 anni, loro, e gli parlate del paradigma obesiano, se va bene vi dicono una parolaccia, altrimenti vi possono dare anche un pugno, perché capiscono e sanno come stanno le cose, perché è stato un lavaggio generale, dice. Quindi non temere che le cose cambieranno, perché la gente si sta stufando. La gente si stufa, perché dici: ci avete promesso questo e quest'altro e vediamo che non è così. È questo il modello di sviluppo obesiano? Generatore di guerre, distruzione ambientale, aumento delle diseguaglianze sociali, perdita della felicità. Ma la felicità è una cosa seria, sapete. E allora, quando alle persone si rendono conto del tradimento, è vicino il momento in cui si può cambiare. Se però, come dici tu, se se ne parlasse più, ma però molti professori ne parlano, a lezione, all'università, è da lì che viene fuori la nuova generazione. No, lo fanno, te lo dico io. Altri ci sono che vogliono intervenire? Questo, tu sei sotto 35, tu hai 18 anni, dagli al 18enne. No, è lì, guarda. Prego. Grazie, io mi chiamo Giulio. Beh, li porto bene perché ne ho 32 in realtà. No, la ringrazio Stefano, perché dai, io effettivamente mi ritrovo molto spesso magari su quello che diceva,
e molto spesso mi ritrovo che chi è di sopra di una certa età passiamo molto spesso come una generazione un po' illusa, che magari abbiamo delle buone idee, che abbiamo voglia di cambiare, ma che in realtà dobbiamo, alla fine dobbiamo adattarci e bisogna pensare alle cose serie e quindi rimane tutto così. Ecco, al di là di questo, e ci tenevo a farle una domanda. E, secondo lei il com'è che a livello individuale l'economia, cioè le nostre abitudini economico-finanziarie vanno a influire sull'alimentare i conflitti e la guerra? E banalmente anche a chi affidiamo i nostri soldi, nel senso, com'è che per esempio le banche a cui magari io do il mio stipendio, a cui tutti abbiamo un fondo, magari adesso io magari, c'è chi ha il fondo pensione, chi un piano di accumulo, chi fa investimenti, no? Anche a livello privato, e effettivamente sta andando anche, magari anche indirettamente e inconsapevolmente, andando ad alimentare certi sistemi che in realtà non fanno bene anche a livello di bene comune, anche all'ambiente banalmente. Grazie. Tu stai studiando? No, io lavoro. Non ho capito. Lavoro. Vabbè, ma cosa stai studiando? Ho fatto il liceo classico, poi infermieristica. Non hai studiato economia? No, siccome no. Hai toccato il tasto dell'economia, pensavo avessi seguito corsi di economia. No, no. Ci sono altri? Ecco. Prego, come ti chiami? Buonasera, mi chiamo Simone. Simone. Gli spunti sono tanti. Mentre l'ascoltavo mi veniva da pensare che non so se possano esistere guerre mondiali che poi non hanno risvolti di guerre globali, a partire dalla situazione palestinese che paga le conseguenze della Germania nazista e le colpe dei paesi europei sin dal 47. È stato citato anche la questione territoriale. Io ricordo che nella risoluzione 181 veniva assegnato il 56% del territorio al neonato Stato israeliano in previsione di un'immigrazione dall'Europa dopo le persecuzioni naziste, fasciste, e quindi si dava ancora una volta, e lei le ha definite guerre globali, si faceva pagare a un territorio, un intero popolo che non aveva nessuna colpa per quanto era accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, le colpe di cose avvenute altrove. L'80% dei terreni agricoli coltivabili a cereali veniva assegnato al neo Stato israeliano, laddove c'era un popolo, laddove c'erano famiglie e case. E in questo le volevo chiedere, ho apprezzato moltissimo il suo intervento relativo a tutte quelle crepe dell'insopportabile incongruenza, a mio parere anche di certe frange del mondo cristiano cattolico. A Gaza c'erano due chiese, c'erano le suore di Madre Teresa, non ci sono più. Queste sono due suore, sono state uccise da cecchini israeliani. Però noi questa sera abbiamo nominato ancora una volta tre volte Hamas, parallelamente al terrorismo. Allora chiedo a lei qual è la definizione, tra le tante, so che si dibatte in materia, di terrorismo che lei adotta e di movimento terroristico. E volevo ricordare inoltre che ogni qualvolta, lei ha parlato di dialogo, vi è stata la possibilità di un'interlocuzione di tipo diverso, chi è intervenuto è sempre stato il potere, lo strapotere del mondo economico sionista israeliano. Marwan Barghouti festeggia il 22esimo anno di carcere quest'anno, se non vado errando, con accuse di terrorismo, senza mai in 22 anni, di cui 11 in detenzione amministrativa dichiarata illegale da qualsiasi organismo internazionale, senza mai la manifestazione di una prova. E in questo le volevo chiedere come possiamo noi accettare che per esempio sorgano kibbutz della pace
in territori occupati, e che vi siano anche come dire, spedizioni missionarie che partono anche dall'Italia, atterrano a Tel Aviv, si va col pullman a fare beneficenza, quello che diceva lei, per i bambini di Gaza, in un territorio, la si fa dentro edifici che sorgono in territori espropriati ed illegalmente occupati, illegalmente non a parere mio ma a parere di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite. Questa incongruenza, cioè, affinché noi possiamo ancora marciare da Perugia ad Assisi insieme, io credo che oggi sia, per non vituperare, rendere vacua e offendere la parola pace oggi, credo che sia necessario, come ha fatto questa sera lei, dire le cose con coraggio, senza nascondersi, e prendere una posizione anche da parte del mondo cristiano di fronte a certe incongruenze che oggi, a mio parere, sono inaccettabili. Grazie. C'è l'ultimo allora? Se c'è l'ultimo della serie. No. Allora rispondo a queste, così poi ecco, a qualcuno viene un'altra idea. Grazie anzitutto. Allora, dunque, Giulio, tu hai toccato l'argomento economico e per quello che avevo pensato che tu avessi seguito corsi universitari di quel tipo. Però, se ho capito bene il senso del tuo intervento, vorrei ricordare a te, a tutti noi, che l'economia di mercato, l'economia come la chiamiamo oggi, nasce quasi 4 secoli prima dell'avvento del capitalismo. Questo è l'errore, colpa dei professori, professori di economia, che non studiano, non sanno le cose e insegnano e poi scrivono gli articoli sui giornali pieni di errori. Perché in questo caso la storia non la puoi fare a seconda dei tuoi piaceri. Perché l'economia di mercato, sapete chi la fa nascere? La scuola di pensiero francescana. Sono stati i francescani, perché San Francesco era un imprenditore, si chiamava Mercante allora, ed era bravissimo, e aveva fatto una barca di soldi. E quindi a un certo punto si stufa, si spoglia di tutto e diventa il santo che sappiamo. Ma la mentalità imprenditoriale gli è rimasta anche dopo. È per quello che lui ai suoi confratelli ha dato, come dire, non l'ordine, il consiglio, la preghiera, di realizzare tutta una serie di principi. Ed è così che a partire da fine 300, 1400, in Italia nascono quelle istituzioni dell'economia di mercato che sono i Monti di Pietà, che sono l'anticipazione delle moderne banche, i Monti del Matrimonio. A Bologna c'è ancora oggi i monti frumentari, quelli che prestavano il frumento, anticipavano, eccetera, eccetera, perché allora c'erano gli usurai e così via. Sono quelli, pensate a Luca Pacioli, che era un francescano toscano, che è quello che inventa la ragioneria, la partita doppia, che la sistematizza, che inventa il bilancio d'esercizio. Ma immaginate un francescano che insegna a tenere i conti. Perché diceva, se la gente che non è andata a scuola non sa tenere i conti, l'impresa, grande o piccola che sia, fallisce. E quindi ecco tutta la cultura che diffondono. E che dall'alveo iniziale, che è la Toscana, Firenze, Perugia, si diffonde nel giro di poco tempo nel resto dell'Italia e altrove. E questo va avanti fino a che, quando arriviamo a circa a metà del Settecento, avviene il cambio. L'economia di mercato civile francescana diventa economia di mercato capitalistica. E voi direte, e allora? E allora dov'è la differenza fondamentale? È che per l'economia di mercato civile, cioè quella francescana, il fine dell'agire economico è massimizzare il bene comune. Per l'economia, il mercato capitalistico, il fine è massimizzare il bene totale. Allora voi chiedete a qualcuno che pensa di sapere economia, che differenza c'è tra bene comune e bene totale? Mi dirà più o meno la stessa cosa, quando invece non è vero. Perché il bene totale è il PIL, il prodotto interno lordo, quello è il bene totale, è la somma dei beni individuali.
il bene comune non è una somma, è una produttoria, è un prodotto di beni individuali. Questa è una metafora che mi sono dovuto inventare tanti anni fa a beneficio dei miei studenti, che la ricordano ancora a distanza di tanti, tanti anni. Qual è la differenza tra una somma e un prodotto? Tutti lo sanno, in quinta elementare si impara. Che in una somma, se qualche addendo resta azzerato, la somma resta positiva. Zero più un milione quanto fa? Un milione. Ma in un prodotto, anche se un solo fattore viene azzerato, l'intero prodotto è azzerato. Zero che moltiplica un milione fa zero. Allora avete capito. Nella logica del bene comune, io devo includere tutti. Tutti, anche quelli un po' poco dotati, anche quelli che hanno problemi vari. Invece nella logica del bene totale io includo solo i superdotati, quelli bravi, la meritocrazia di prima. Tu sei poco dotato, stai fuori. Fuori, nessuno ti vuole. E come facciamo? Beh, allora inventiamo la filantropia. La filantropia. Ma badate che i francescani erano contro l'elemosina. Solo che i teologi, che non studiano più teologia, non sanno queste cose. Ecco il guaio, qual è l'origine, che non si studia. Perché l'elemosina offende la dignità della persona. Perché se io vedo che sei affamato e ti do 10 euro, ti ho offeso. Come dire, vedi, disgraziato, sei un incapace e io ti do. Invece quella del contributo dei francescani non era l'elemosina, era quella di includere nel processo, noi diremmo lavorativo, tutti. Ecco perché inventano il monte di pietà, cioè prestavano i soldi, evitando l'usura. Perché tu non ce la facevi, io così. E così cominciavi a liberarti dal condizionamento. Il monte dei matrimoni è uguale. Sapete, il monte dei matrimoni, le ragazze povere che non potevano, se non avevano i soldi per comprarsi la dote, non si potevano sposare. Allora i francescani cosa dicono? Come? Ah sì, allora monte dei matrimoni, la ragazza chiedeva prestito, il monte anticipava, si comprava la dote e l'impegno era che la ragazza doveva, una volta sposata, restituire ad un tasso molto modesto di interesse quanto aveva ricevuto, ma con i soldi, con i redditi che lei si guadagnava, non con quelli del marito. Sapevate voi o no? Ah, vedete, perché i francescani, loro sono stati i veri femministi, altro che storie, e siamo nel 1400. Perché dice, se tu donna, per restituire il debito, ti fai dare i soldi al marito, il marito ti terrà sotto, ti sottometterà. Se invece tu sei autonoma, perché, ecco perché a Bologna, il monte di Bologna, dei matrimoni c'è ancora, in via Altabella, andate in via in centro, c'è ancora. Non funziona più, è ovvio, però c'è tutta la storia con gli episodi, eccetera. E questo evidentemente è un segnale di riabilitazione, anziché dire tu stai serva e fare, chinare il capo, eccetera. I monti frumentari è la stessa cosa, eccetera. Quindi la logica del bene comune vuol dire che tutti devono poter lavorare, ovviamente in forme diverse. È chiaro, mica tutti abbiamo gli stessi talenti. Ma il fatto che uno non abbia certi talenti deve essere escluso. Per il bene totale deve essere escluso. Perché se tu devi massimizzare la sommatoria, qui non c'è bisogno di sapere la matematica, l'analisi, di conoscere le derivate per trovare i massimi di una funzione. Io dovrò dare le risorse ai più dotati e toglierle ai meno dotati. Ma non capite? Perché se io vedo che questo gruppo è di molto intelligenti, questo poco, cosa farò? Farò in modo che le risorse produttive vadano a questi, perché questi aumenteranno il bene totale. Ma se io credo al bene comune, no, non lo posso fare. È così. Così come queste cose poi si applicano a tutti i livelli. Pensate alla scuola. Ah, dice la scuola, in una classe ci sono i superdotati, per fortuna non in Italia perché siamo abbastanza saggi, ma i professori dicono dobbiamo dedicare le nostre attenzioni ai più bravi. Ah sì, ti venisce un colpo, dico io. Sì, tu dovrai dare più attenzione ai meno bravi per tirarli su,
perché se uno è bravo si arrangia da solo, è inutile dedicargli tante attenzioni, perché se uno è veramente bravo o geniale, state pur certi che si arrangia da solo. E invece no, si dice, bisogna, e quelli lì rimangono indietro e alla fine vengono espulsi. Non è così? Ma scusate, ma dove vivete voi? La distinzione tra licei, istituti tecnici, è l'obbrobio più grosso, e sapete chi li ha inventati, è inutile che ve lo dica, eccetera, per discriminare. Poi dici, ci sono le discriminazioni, per forza. Tu un bambino di 10 anni, una volta non c'era, anche a livello prima della media unica, ha già 10 anni bisognava dirottarli. E uno che andava a fare l'istituto tecnico, secondo voi, poteva dopo inserirsi in maniera adeguata nel processo produttivo? Ovviamente no. Anziché dedicare più tempo, più energie a quelli meno dotati o anche meno volonterosi, eccetera. E così via con mille altri esempi. Questo è stato. Ecco allora, quando io ho detto prima, l'economia di Francesco vuol dire un ritorno all'idea che aveva San Francesco dell'economia. Perché i francescani erano per lo sviluppo, altro che storie. Perché i francescani difendevano i poveri, ma erano contro la povertà. Perché chi era contro la povertà era un signore che si chiamava Gesù di Nazaret, che diceva, beati i poveri, ma i poveri in spirito. È che il Vangelo, ognuno di noi se lo legge come gli pare, non dice i poveri nella carne, cioè gli affamati, quelli sono i miseri. La miseria è male, perché la miseria induce in peccato, cioè la teologia insegna. Capite? La povertà in spirito è il distacco dalle cose, ma non vuol dire non avere l'essenziale per mangiare, è il pane di vita, domenica scorsa, ieri si parlava di quello e così via. Quindi ecco allora qual è il punto, che se noi non riusciamo a recuperare queste radici, che fra l'altro sono tipiche della nostra tradizione italiana, perché il francescanesimo è nato in Italia, sapete? Sì o no? Qualcuno lo può negare? E allora? E così via. E sulla base poi di poi si è espanso anche altrove, pensate a Occam, il rasoio di Occam, era di Oxford, ma tanti, tanti altri. E poi arriva la rivoluzione industriale, dice no, niente, qui bisogna massimizzare il profitto, fare qua e così via. E adesso stiamo pagando le conseguenze. Però, ve l'ho già detto, le cose cambieranno, ve lo assicuro. Non so dire se ci vorranno 10 o 15 anni o 20 anni, ma non più di 20 anni. Perché è insostenibile l'attuale situazione, non può durare. E non è che lo dica io, lo dice la gente che reagisce. Allora, sapere che noi abbiamo nella nostra radice e nelle nostre tradizioni culturali già un seme, che è più di un seme, che ci offre un paradigma alternativo, questa è una grande gioia e ci apre alla speranza. Simone, infine, quello che hai detto io che ti capisco. Tu sai benissimo che Paolo VI nel 1967 pubblica la sua enciclica Populorum Progressio, che vuol dire il progresso dei popoli. Populorum Progressio. Qual è il sottotitolo? Il sottotitolo, che è più importante ancora del titolo, il sottotitolo è Lo sviluppo è il nuovo nome della pace. Lo sviluppo, io l'ho detto prima, non ho citato Paolo VI, ma chi conosce lo sa. Se volete la pace bisogna sviluppare le persone singole e sviluppare i popoli. Se voi tenete, come nel caso ha detto giustamente Simone, i palestinesi nel sottosviluppo, quelli dopo faranno quello che fanno. Fanno i terroristi, ammazzano e fanno. Chiaro che sbagliano, questo è evidente. Ma bisogna andare a cercare le cause. Perché se voi alle persone le tenete sotto e non consentite loro di sviluppare i propri talenti, quelli si imbestialiscono e passano all'eccesso opposto, ovviamente. Questo è ovvio. Però se un Papa ti dice, e guardate che Paolo VI aveva una testa grossa così, era di una cultura veramente, ce ne fossero, perché capiva l'origine. Non dice la pace è perché, no, dice lo sviluppo è il nuovo nome della pace. E allora ecco il punto, che se noi vogliamo, perché io prima dicevo
un ministero della pace, perché un ministero della pace deve divulgare queste cose. E ci arriveremo, vedrete. Perché allora si farà un ministro e con tutto ciò che gli gira attorno, che si impegna e poi fa dei comunicati, chiama il direttore di un giornale e dice: tu sei un imbecille, perché tu hai scritto delle cose. Cioè, perché se non c'è un minimo di contraddittorio, è chiaro che ognuno si impossessa degli strumenti oggi nelle mani di tutti dei social per far credere una cosa piuttosto che l'altra. Così. Però attenzione, sviluppo non vuol dire crescita, sempre colpa degli economisti, che vi fanno credere che crescita e sviluppo sia la stessa cosa. Ma dico, ma si può essere più disumani di così? Anche gli animali crescono, anche le piante crescono, ma lo sviluppo è caratteristica unica dell'essere umano. Solo gli esseri... Perché? Perché sviluppo letteralmente vuol dire, dal latino, togliere i viluppi. Esse viluppo. Viluppo sono i lacci, i lacciuoli. Quindi, ama lo sviluppo chi ama la libertà. Chi non ama la libertà non vuole svilupparsi. Non ci avete mai pensato? Vi ricordate la pagina dell'Antico Testamento? Cosa dicono quando Mosè li porta alla traversata? Cominciato a aver fame. Cosa dicono? Disgraziato, dovevi lasciarci schiavi in Egitto. Eravamo schiavi, però ci davano da mangiare. Perché loro ragionavano solo in termini di crescita. E il povero Mosè ha dovuto diventare matto. Per fortuna che dopo è arrivata la manna dal cielo, e altrimenti l'avrebbero fatto fuori. Perché lui dice, ma io vi devo dare la libertà. La libertà è il bene più prezioso dell'essere umano. E voi volete barattare la libertà con il cibo, con il pane? Ecco allora che noi dobbiamo parlare di sviluppo, non di crescita. Perché nel concetto di sviluppo albergano tre dimensioni. Una è la dimensione della crescita, che ci vuole un po' di crescita, ci mancherebbe altro. La seconda è la dimensione socio-relazionale e la terza è la dimensione spirituale. Quindi un paese, una comunità si sviluppa se riesce a trovare l'equilibrio, o meglio, l'armonia tra le tre dimensioni. E invece noi cosa abbiamo fatto negli ultimi 2 secoli e mezzo? Sull'altare della crescita abbiamo distrutto la relazionalità, mettendo uno contro l'altro, scannando, perché scusate, la guerra è quando uno scanna un altro, solo moltiplicato per milioni di volte, ma il principio è lo stesso, ti devo eliminare, e la dimensione spirituale. Ma allora che cosa me ne faccio di una crescita che, anziché favorire la immersione della dimensione spirituale, me la comprime? Ecco il punto. Allora, se noi applicassimo queste idee, e le dobbiamo giocare il mese prossimo a New York, vedrete che questi argomenti verranno portati. E allora molta gente dovrà, se è onesta, battersi il petto e dire: abbiamo sbagliato tutto. Perché voi prendete un libro di economia, modello di crescita, bisogna crescere, aumentare il PIL, ma non vedete? Tutti, politici, quelli non capiscono niente, quindi è ovvio che sono meno responsabili, ovviamente. Ma se un politico alla testa dice: io mi devo vantare che il PIL è aumentato del 3%, vergognati, gli dico io, perché tu quel 3% l'hai ottenuto sacrificando la dimensione spirituale e la dimensione relazionale. E allora devi avere il coraggio di dire: io voglio degradare la natura umana, per me gli esseri umani sono a livello degli animali. Allora lo puoi fare, però devi avere il coraggio di dirlo. Ecco come si fa a sfatare certe ipocrisie quando si deve parlare in certi contesti. Quindi Simone, quello che hai detto tu, io, come dire, apprezzo e capisco quello che vuoi dire, però sappi che la via maestra è quella che ho brevemente tratteggiato. Allora abbiamo finito, perché voi avete sonno, qui sono già le 11:15, quindi è un disastro. Io non so che ora andate a letto. Vi lascio solo con un piccolo pensiero, che è questo: che la felicità arriva non quando l'esistenza è spesa per essere felici, ma arriva quando l'esistenza è felice di essere spesa. Grazie e buonanotte a tutti.
Io vi lascio con un altro brevissimo pensiero prima di concludere. Vi ricordo che lunedì prossimo, 19 agosto, è prevista la conferenza con il dottor Alberto Pellai sul tema Alleanze alla vita, come e perché ritornare ad essere genitori autorevoli. Anche questo titolo ci parla di pace, in altri termini, ma ci parlerà di pace. Vi aspettiamo tutti lunedì prossimo. Buonanotte.